Possiamo dire, giocando con le parole, un esame di latina. Ma più che esame di latina inizia il periodo dove ci si gioca molto, non solo la griglia dei playoff, ma anche quello che per noi è l'obiettivo di questo girone di ritorno, diciamo, lo spuntare la posizione migliore per poter accedere alla Champions League. E già all'andata abbiamo visto, insomma, che diciamo, il salire di ritmo non sarà una cosa facile, però dobbiamo e vogliamo farlo perché, insomma, in questo periodo qui i ragazzi, magari non avendo subito espresso dopo la Coppa Italia una buonissima pallavolo, però insomma, sono riusciti a rimanere concentrati nelle partite e a non perdere punti. E quindi, visto che sono riusciti a farlo, bisogna che completiamo in queste quattro partite l'opera, iniziando da Latina, che sicuramente è un avversario importante. Il 3-0 dell'andata è cioè, non dico che è stato un bugiardo, però sicuramente quella partita lì, unitamente alla finale di Coppa Italia, sicuramente sono state le due prestazioni migliori dei ragazzi di quest'anno, e quindi sappiamo che non sarà facile ripetersi, soprattutto in un campo nelle quali tutte le squadre importanti hanno faticato in virtù di una, non del campo, ma in virtù di una prestazione di una Latina che sta giocando bene, soprattutto nella fase punto, ha moltissime fasi in cui non è facile fare cambio palla. Prima di Sansepolcro avevi chiesto umiltà e attenzione. Sono caratteristiche che vuoi rivedere anche a Latina o servirà anche qualcosa di più dal punto di vista tecnico, visto il valore dell'avversario? Non si entra mai nella testa dei giocatori. Io spero che da adesso in poi, insomma, non debba spingere i ragazzi a trovare delle motivazioni particolari nelle partite, no? Io credo che a Città di Castello, per quel che riguarda l'approccio iniziale, i ragazzi hanno fatto quello che io avevo richiesto, e questo qui gli va dato atto. Da adesso in poi, insomma, lo diciamo tutti, e se lo diciamo dobbiamo anche crederci, no? Ovviamente che il livello cresce, e in queste quattro partite dobbiamo, come ho detto prima, cercare di spuntare il posto migliore per la Champions League e soprattutto salire di livello, di ritmo e di intensità per quello che poi dopo è la parte più bella della stagione, che sono i playoff, e quindi dobbiamo metterci tutta l'attenzione e l'aggressività possibile. All'orizzonte.